Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance e siamo al quarto appuntamento del nostro percorso di salsa portoricana. In questo appuntamento faremo un breve riepilogo dei passi mostrati nelle puntate precedenti e in più eseguiremo questi passi anche in coppia. Passo la parola a Loretta. Ciao a tutti, direi che possiamo partire subito. La posizione, le basi eseguite in questa posizione, che diciamo è la prima posizione che usiamo per abituarci alla coppia. Andiamo, eseguiamo le nostre basi che abbiamo fatto finora. Quindi base sul posto, andiamo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, laterale, apro, batto, chiudo, apro, batto, chiudo, mambo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eseguiamo le stesse basi, però questa sarà l'uomo che darà le spalle, quindi ripetiamo di nuovo. Vi ricordo comunque che la base laterale sentirete dire apro, batto, chiudo. Negli anni abbiamo riscontrato che a volte è molto più semplice chiamarlo in questo modo per poterlo eseguire al meglio, quindi invece di contare 1, 2, 3 sentirete dire apro, batto, chiudo. Ok? Quindi andiamo di nuovo con la prima base sul posto, via, 1, 2, 3, 5, 6, seconda base laterale, apro, batto, chiudo, apro, batto, chiudo, base mambo, via, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Adesso facciamo il contrario, sarà la donna che porgerà le spalle a voi, quindi ci giriamo e rifacciamo le stesse identiche basi. E vi ricordo che io ho sempre il microfono, quindi non mi posso appoggiare, ma voi lo dovrete fare. Quindi, prima base, posto, via, 1, 2, 3, e 5, 6, 7 laterale, apro, batto, chiudo, apro, batto, chiudo, l'ultima base, base mambo, via, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, direi che anche questa puntata è andata, spero che vi siate divertiti e incominciate a ballare un pochino anche voi la salsa portoricana. Grazie mille, ciao alla prossima puntata.